Fa ingresso il Presidente della Repubblica. Si è aperta con la presenza del Capo dello Stato la 40ª assemblea annuale dell'ANCI, quest'anno ospitata a Genova nell'aula blu dell'area fieristica del Porto Ligure, circa 3.000 sindaci provenienti da tutta Italia, tanti in rappresentanza della Puglia e della Basilicata. Tre giorni, quelli a venire, in cui sul palco genovese si alterneranno 12 ministri. La cerimonia di apertura ha visto in prima fila anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Significativo il discorso di Antonio De Caro, ultimo nella sua veste di Presidente ANCI nazionale, a parlare di fitto incubo dei sindaci italiani sulle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ho fatto una battuta su Raffaele Fitto perché in questi giorni lo stiamo incontrando più volte durante la settimana, e come a scuola, no? Da dietro la cattedra ci indica col dito per sapere se abbiamo fatto tutti i compiti a casa, e noi ogni volta, ogni settimana dobbiamo portare i nuovi compiti, e quindi sembra di tornare di nuovo a scuola o a qualche incubo che qualche volta ci viene. A me ogni tanto di notte mi capita di sognare che non ho conseguito il diploma di maturità, e quindi la mia vicepresidente mi viene incontro per interrogarmi un'altra volta. Ecco, ci accade più o meno la stessa cosa in questi giorni. Significativo anche l'intervento del Capo dello Stato Mattarella, il quale ha espresso pubblicamente solidarietà ai sindaci presenti e non solo. La Repubblica è consapevole del servizio che rendete alla comunità nazionale e per questo vi è riconoscente. E dai comuni, dalle città, dai paesi che riparte la fiducia. Una fiducia non astratta, ma fondata sul lavoro concreto, consapevole della forza da cui trae origine. Auguri di buona assemblea. L'Italia conta su di voi. I sindaci sono sempre in trincea, sono quelli che parlano per primi con i cittadini, sono quelli che ricevono tutti gli input dai cittadini e rappresentano l'amministrazione pubblica, anche se talvolta non hanno il potere, non hanno le competenze per fare certe determinate cose, ma lo fanno in ogni caso.